con Mister Antonioli alla vigilia della trasferta di Notaresco. Ci chiedono i colleghi della stampa, domani un'ennesima prova di maturità della sua squadra, visto il rullino di marcia poco confortante in trasferta? Ma sì, assolutamente, anche perché veniamo in fiducia dopo un'ottima partita disputata comunque domenica scorsa, dobbiamo dare continuità di risultati di prestazione e sicuramente ci saranno condizioni ambientali diverse rispetto a Matese l'ultima partita, un campo dove si potrà giocare contro una squadra comunque che gioca a calcio, ben organizzata, messa bene in campo e quindi la San Benedettese deve tirare fuori quello che ha dentro, sia a livello di gioco che a livello di intensità, di carattere e di voglia di portare a casa il risultato. 2 soli giorni di lavoro, ha comunque la sensazione che la squadra si sia sbloccata. Ma sicuramente in questi 2 giorni il clima è diverso, però come ha detto giustamente i ragazzi, come ha detto Lulli domenica dopo la partita, dobbiamo dare continuità al risultato, altrimenti quello che abbiamo fatto domenica non serve a niente. Quindi esigiamo una prestazione tutti, lo vogliono i ragazzi, lo voglio io, lo vogliono i tifosi, lo voglia la gente, lo voglia la società e dobbiamo cercare in tutte le maniere di fare questa prestazione e di portare a casa punti. Che tipo di avversario è il Notaresco? Ma come ho detto prima è una squadra molto ben organizzata, costruita per stare nelle prime posizioni e la classifica lo sta dimostrando, ha giocatori di qualità, ha giocatori che giocano insieme da tanti anni, allenatore che è lì da 2 anni, quindi è preparato, e quindi squadra da prendere con le molle, ma sicuramente è una squadra che farà di tutto per poter vincere la partita giocando a calcio, è quello che anche noi riesce meglio e speriamo che sia una bella partita e che questa volta ci sorrida. In ultimo ci chiedono le condizioni di Angiulli e se ci sono altri indisponibili. Ma purtroppo si è aggiunto Angiulli alla lista degli infortunati e il ragazzo ha una micro frattura al collo del piede, non sarà a disposizione domani, né non sappiamo per quanto tempo lo avremo fuori. Di buono c'è il rientro di Lulli, che speriamo che stia bene e dia continuità anche lui di prestazioni di allenamenti. E oltre ad Angiulli chiaramente c'è Isacco che ha ancora sintomi influenzali. Quindi le assenze sono queste, ma andiamo là non pensando agli assenti, ma pensando di poter sfruttare i giocatori che ho a disposizione e di poter fare veramente finalmente una partita come si deve anche fuori casa.